Benvenuti alla nuova edizione della Light Blue Green Edition, il nostro approfondimento settimanale dedicato all'ambiente. Io sono Giada Serena e voi siete su bioblu.com. Abbiamo già visto in alcune edizioni passate come i pesticidi stiano dimezzando gli insetti e inquinando suolo, acqua e cibo. Ma davvero dobbiamo credere che non vi sia un'alternativa possibile? Che senza pesticidi le piante vengano attaccate da erbacce e da parassiti che mandano in malora il raccolto? Certo che no, di alternative ce ne sono a centinaia e alcune sono davvero interessanti e curiose, come ad esempio l'uso di insetti per vincere gli insetti. Prima di raccontarvi questa splendida tecnica, dobbiamo fare una premessa. L'uso massiccio di pesticidi è strettamente legato alle monoculture. Per capirci, se foste un insettino goloso di grano e vi trovaste di fronte chilometri e chilometri della vostra pianta preferita, non sareste forse il parassita più felice del mondo? Ma se invece accanto al grano ci fosse un'altra pianta che attira un insetto che non vede l'ora di mangiarvi? È studiando questo naturale equilibrio tra preda e predatore che nasce l'idea di combattere gli insetti nocivi inserendo in campo i suoi naturali antagonisti. In Italia abbiamo una delle più importanti aziende allevatrici di insetti per la lotta biologica, la BioPlanet. Utilizzano solo insetti autoctoni perché quando in passato sono state inserite in Italia specie esotiche che inizialmente hanno fatto il loro dovere eliminando gli insetti dannosi per le colture, hanno poi preso il sopravvento creando non pochi problemi. Nella loro azienda gli insetti non vengono solo allevati, ma alcuni sono addirittura addestrati. Vengono cresciuti in serre, a stretto contatto con i parassiti che affronteranno poi sul terreno, in modo da renderli ancora più reattivi alle prede. Nelle serre ci sono ad esempio lunghe file di fagioli che vengono attaccate dai loro nemici naturali, che a loro volta saranno invasi dai loro predatori, in una guerra che in natura trova sempre un suo equilibrio, equilibrio che l'uomo ha profondamente alterato. A questo punto i predatori trovano cibo in abbondanza e si moltiplicano, fino ad essere raccolti manualmente, impacchettati e spediti alle aziende agricole, dove verranno poi rilasciati nei campi e potranno ricominciare il loro lavoro da combattenti. Ce ne sono per ogni tipo di coltura, come agrumi, melanzane, pomodori, ma anche per la floricoltura e per parchi e giardini. Uno degli insetti utili più popolari è una particolare specie di cuccinella, grande quanto un chicco di riso, circa 6 mm, che fa piazza pulita dei pidocchi del grano e dei parassiti delle piante ornamentali. Invece, uno dei campioni assoluti della lotta biologica è la comune coccinella rossa pua neri. Si nutre di quasi tutti i parassiti di orti e coltivazioni agricole. Le coccinelle mangiano afidi e cocciniglie, fitofagi e acari. È stato calcolato che un adulto della specie più comune, la cuccinella septempunctata, perché ha 7 puntini sul dorso, può arrivare a cibarsi anche di 100 afidi al giorno. Per questo motivo sono tra i più importanti predatori utilizzati nella lotta biologica. Ma gli insetti non sono gli unici ad essere utilizzati come alternativa ai pesticidi. C'è un settore agricolo che si chiama agroforestazione, che consiste nell'associare sullo stesso terreno alberi, campi seminati e animali. L'Università di Perugia da qualche anno sta portando avanti degli studi, in particolare sulla consociazione vigna oche e ulivi asparagi polli. L'idea è nata per più motivi: cercare di integrare il reddito degli agricoltori e soddisfare una crescente domanda di prodotti di qualità nel rispetto del benessere animale e dell'ambiente. Ma vediamo nel dettaglio questi due studi. Le oche sono animali forti e rustici e per questo non hanno bisogno di molte cure. In un ettaro di vigna se ne possono allevare circa 120 e in un paio di mesi riescono a soddisfare il fabbisogno di fosforo e azoto del vigneto. Con la loro camminata, Guendalina e Adelina bla bla, danneggiano le piante indesiderate, interrano i semi prodotti e quelli che possono essere traseminati per rinfoltire lo strato erboso. L'utilizzo delle oche non solo fa risparmiare circa 100 litri di carburante ad ettaro per trattori e falciatrici, ma con la loro camminata lieve, questi animali non compattano né riducono la fertilità del terreno, cosa che farebbe invece il passaggio di una pesante falciatrice. Le oche concimano, fertilizzano e migliorano la qualità della sostanza organica, potenziando l'attività microbica del suolo ed evitando l'impiego di diserbanti. I vantaggi per l'animale sono legati al suo maggiore benessere, riscontrabile anche nella qualità della carne, e alla capacità di espletare tutti i comportamenti naturali tipici della specie. Anche la consociazione pollo-olivo-asparago è molto fruttuosa.
Le carni dei polli consociati risultano più magre, ricche di ferro, omega 3, antiossidanti e di maggior consistenza grazie all'attività motoria degli animali. E i risultati sono positivi anche in termini di reddito, in quanto sullo stesso appezzamento si hanno tre produzioni: pollo, olivo e asparago, appunto. L'unica spesa da sostenere è la recinzione contro i predatori, ma l'azione di diserbo e concimazione realizzata in automatico dai polli riesce comunque a contenere i costi. E in un ettaro di uliveti si possono allevare fino a 1000 polli. Il loro razzolare evita l'uso di erbicidi e in parte anche il formarsi dei polloni degli ulivi. Inoltre i risultati preliminari sembrano evidenziare un certo effetto positivo anche sul controllo della mosca olearia. Insomma, allevare il pollo nell'oliveto o l'oca nella vigna aiuta ad eliminare il costo ambientale del consumo di suolo, in quanto il pascolo avviene su una superficie che rimane comunque produttiva. Inoltre, con l'allevamento si evita il diserbo e la concimazione, operazioni che comporterebbero un ulteriore impatto ambientale. La consociazione comporta dunque una riduzione dei costi economici ed ambientali sia del settore agricolo che di quello dell'allevamento. I pesticidi sono solo uno strumento di un sistema che non riconosce più l'essere umano come parte integrante di questo pianeta e di questo universo. Forse dovremmo chiederci che umanità vogliamo essere e iniziare a praticare una risposta. Per oggi è tutto, l'appuntamento alla prossima edizione!